In cucina c'è molta improvvisazione, meno i grandi chef che studiano i prodotti al tavolino e non sbaglio neanche una virgola. Oggi in pasticceria lavoriamo in egual misura. Estetica o etica? Questo è il dilemma. Tutto deve partire con la parte etica, perché vuol dire essere sostenibili. Poi semmai qualcuno mi può dire è anche bello. Potrei vivere senza l'estetica, ma sicuramente non potrei vivere senza l'etica. Senza attrezzatura si può fare pasticceria, sì, ma a spanne. L'attrezzatura serve perché noi viviamo nel tempo della tecnologia e fare tutto a mano vuol dire ritornare indietro di 2000 anni fa. Questo è il piatto che rappresenta l'idea della cucina pop, dell'equilibrio dei contrasti, ed è quello che fa la differenza tra la buona cucina e la non buona cucina. È quello che io voglio da tutti i piatti che escono dalla mia cucina, questo equilibrio dei contrasti, che è un po' il senso anche della vita. Se vuoi avere i risultati devi lavorare sodo. Se c'è una ricerca e un'organizzazione nel lavoro, il successo sarà senz'altro garantito.